Per i direttori di Azienda in Forma siamo in compagnia dell'assessore Carla Mannetti. Assessore, è una giornata particolarmente importante, quella di oggi, perché si ufficializza un progetto già in piedi da tempo. Quali sono le novità per la città dell'Aquila? Le novità sono che oggi presentiamo, diciamo, il piano di comunicazione, in particolar modo presentiamo il sito. Questo progetto è uno dei cinque approvati dal governo nazionale sulla casa delle tecnologie e quindi le attività stanno andando avanti. Ci tengo a dire che oggi presentiamo il sito nella casa delle tecnologie, nella sede di rappresentanza, perché ci sono due sedi, la sede operativa che è presso, diciamo, l'ex polo elettronico e la sede di rappresentanza che è qui in pieno centro storico, Corso Federico II, e quindi questa casa delle tecnologie sta prendendo piede, sarà un luogo di ritrovo per la ricerca, per i soggetti che fanno ricerca, quindi università, GSSI che sono partner già del progetto, ma anche per le imprese che vogliono fare innovazione. Questo è proprio il fine del progetto.